Bene, dichiaro chiusa la votazione. 322 favorevoli, 62 contrari, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 4. Dichiaro aperta la votazione. Folino, Blagina, Fossati, Carinelli, Covello, qualcun altro? Non mi pare. Bene. Chi? Bene, dichiaro chiusa la votazione. Trecentoventiquattro favorevoli, 62 contrari, la Camera approva. Adesso passiamo agli ordini del giorno. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Prego. Ordine del giorno Caresha, parere favorevole. Ordine del giorno Gregorio Fontana, parere favorevole. Matarelli, parere favorevole. La ringrazio. Carrescia, Fontana, Gregorio e Matarrelli, tutti e tre favorevoli. Se non si insiste, andiamo avanti. Andiamo avanti. Passiamo al voto finale. Facoltà di intervenire la collega Fitzgerald Nissoli. Prego. Grazie Presidente. Per annunciare il voto favorevole del mio gruppo parlamentare e consegnare il testo. Grazie. Grazie. Andiamo al collega Picchi. Grazie Presidente. Solo per annunciare il voto favorevole della Lega a questo fondamentale accordo di cooperazione tra Italia e Mongolia, un accordo che sta a significare l'attenzione che c'è anche nell'estremo oriente su tutte le questioni di cooperazione con l'Unione Europea.